non facile per, appunto, per raccontare, come dire, anche questioni personali, no? Ci siete passati, insomma. È una cosa che voi in modo particolare, familiare delle vittime, ha cambiato letteralmente la vita. Noi abbiamo perso noi, dico tutti noi, l'innocenza quel 12 dicembre del 69, chi l'ha persa magari come me 10 anni dopo, che si è reso conto di quello che aveva visto da bambino, no? Chi come dire, l'ha persa in quel momento perché stava cambiando il paese. Probabilmente, come dici tu, il giorno dei funerali sono stati da quel punto di vista importantissimi. Agli autori, qui alla mia destra, Luigi Lusenti e Fabio Sottocorno, voglio chiedere cosa li ha spinti a pensare un libro fatto di testimonianze e poi, come dire, testimonianze molto personali, se vogliamo a tratti che c'entrano anche poco con la strage in sé, ma sono testimonianze di vita, diciamo, un po' di tutti noi rispetto a un evento che in qualche modo ci ha segnato, nel bene o nel male, soprattutto nel male, poi in alcuni casi magari a volte anche del bene, perché se siamo qui stasera lo vedo come un fatto positivo, ad esempio, quello di essere qua tutti insieme in una serata come questa. Inizio, faccio sempre la domanda a Fabio che poi risponde a Luigi o viceversa, perché funziona così. L'idea di Luigi Lusenti, se non ho capito male, quindi la domanda la facciamo a lui. Benvenuti a tutti. Io provo mezzo minuto per fare dei ringraziamenti doverosi all'editore che ha fatto una scelta difficile nel libro di cassetta. Purtroppo per gli autori non scalerà le classifiche di vendita, però ha deciso di impegnarsi su un tema sociale, l'editore Caribano. Poi al Circolo Arci Corvetto e al suo presidente Nicola Ricci, che quando gli abbiamo proposto questa presentazione non solo hanno deciso di farla, ma hanno deciso anche di metterci altre due giornate, perché domani mattina incontreremo i ragazzi del servizio civile, quindi dei giovani a cui tramandare, come diceva Matteo, quello che è successo, ma come dire, con uno spirito di come vivere oggi e essere cittadini oggi. E mercoledì sera proietteremo il film Vita accidentale di un anarchico, quello che non devo dire altro sulla questione del film. E poi voglio ringraziare Laura Miani che ci ha regalato la foto di copertina e i testimoni, cui molti vedo oltre a Dottore Vatti e Gabriele Albertini che sono qui, e poi speriamo che arrivino i nostri ospiti, Susanna Camusso, bloccati in Parlamento per votare, cercheremo di fare un collegamento, so che Ferruccio De Bocco è un invitato, quindi voglio ringraziare anche loro. Perché questo libro, che cos'è questo libro? Ora, io ho visto che l'editore l'ha messo nella saggistica, è sempre un po' difficile investire dell'editore perché poi bisogna in qualche modo dire che cos'è un libro e catalogarlo, e invece a me viene più facile dire che cosa non è questo libro. Sicuramente ad esempio non è un saggio perché noi, come dire, non esprimiamo una visione o ne contestiamo una visione scientifica o filosofica, non è un romanzo, non è una raccolta di versi. Lucia Lamella, che è una giornalista che è intervistata nel libro, che sta in Germania da 20 anni, l'ha definito una raccolta e una, come dire, comunicazione collettiva, una raccolta collettiva di esperienze vissute. Ed è quello che in qualche modo ci ha fatto muovere nel Fabio, pensando che non ci fosse bisogno di un ulteriore libro sul 12 dicembre. Ne sono stati scritti molti, poi non è neanche il nostro lavoro quello di fare giornalismo d'indagine e probabilmente non avremmo portato nulla di più. Ma l'idea invece è che una ferita come quella di Piazza Fontana non è stato semplicemente un atto brutale, un atto terribile che molte persone hanno vissuto sulla loro pelle, familiari, ma che questo paese ha portato avanti per anni e che è stata poi anche l'apertura di quella stagione chiamata la strategia della tensione, e quindi in qualche modo, come dire, come facciamo i conti e come li abbiamo fatti nella nostra vita. Abbiamo scelto persone molto diverse tra di loro, sia di orientamento politico, culturale, di impegno,
l'età in particolare. Ci sono persone che sono nate dopo, come Matteo ad esempio, molti anni dopo quella strage, ma che in qualche modo quella strage se la portano dietro, perché non solo ne hanno sentito parlare, ma in qualche modo hanno capito la profondità della ferita che è stata fatta a tutta la nazione italiana. E quindi in qualche modo questo libro è il racconto di queste persone. La memoria, vado a memoria perché non conosco tutti gli anni, è tutto Freud, ma Freud dice appunto che la memoria comunque non sempre è poi come abbiamo vissuto quella cosa, è sempre un po' il passaggio degli anni, è quello che in qualche modo poi è venuto dopo, eccetera, eccetera. E infatti leggendo anche queste testimonianze si legge molto questa trasformazione del rapporto con quell'atto drammatico che è stato la strage di Piazza Fontana. Io mi fermo qui e devo dire soltanto due cose che mi hanno... Una, perché voglio ringraziare i testimonial che sono stati veramente culturalmente e umanamente onesti, perché si sono posti nel modo più aperto possibile a quelle che sono state le nostre domande, quindi mettendo anche in campo la loro esperienza personale e non soltanto la lettura politica dell'evento. E la seconda, che nonostante che tutti riconoscono in qualche modo che c'è stato da parte dello Stato, da parte di ispezioni dello Stato, connivenze con chi ha messo le bombe in Piazza Fontana, tutte queste persone però poi sono ancora mobilitati per difendere quelle istituzioni che in parte sono state deviate. Quindi il riconoscimento che comunque, nonostante che siano state deviate quelle istituzioni, nonostante che ci sono state delle connivenze tra pezzi dello Stato, pezzi della politica e gli esecutori delle stragi, le nostre istituzioni vanno comunque difese. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito molto ed è forse quello che mi porto dietro di più come esperienza. La domanda a Fabio è proprio questa, cioè,